Francesca, ciao, aspetta che si va del cinema di Venezia. Mi sposto io, si sposta lei. Ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Molto bene. L'esperienza di questo premio. Sì. Raccontaci un po' qualcosa. Questo premio è un premio che ha raggiunto la quinta edizione. È un premio che è partito un po', diciamo, in sordina, con un intento e un premio speciale che è quello che dedichiamo al sociale ogni anno, di cui ha parlato Angela Prudenza adesso che lei è la nostra presidente di giuria dell'Academy, della nostra Academy, che come hai visto è composta da tutte donne. Ci teniamo che sta prendendo sempre più forza il fatto che dalle donne vengano consegnati premi alle donne, e quindi probabilmente adesso ha preso una sua forma il premio, che era nato con tutte le categorie, miglior attore, miglior attore emergente, eccetera, ma adesso stiamo veramente prendendo questa direzione verso, diciamo, il sociale e i film che si occupano di tutto, ma soprattutto delle donne, perché insomma è anche bello avere un po' di, dare un po' di forza tra di noi. Quindi il messaggio, che messaggio daresti? Che personale? È questo, nel senso che comunque, sai, avere un supporto tra donne è importante oggi. Adesso è vero, nascono tante fondazioni e associazioni tra le donne, e questo secondo me per le donne lavoratrici dello spettacolo, in questo senso, sostenerci è una bella cosa. Ci stiamo puntando molto. Ok, i tuoi progetti futuri? Progetti futuri, io faccio produzione, adesso tra cui il premio Starlight Cinema Award, e mi occupo di cinema, e quindi sto per partire con un film a marzo. Ok, ci puoi dire qualcosa oppure top secret? Sì, ne ho parlato tanto e mi sono un po' stancata perché l'ho rimandato due volte questo film. Comunque, perché poi in realtà sono due. Uno è sul pugile Patrizio Oliva, che è il nostro campione del mondo di boxe degli anni 80, ed è una storia drammatica. Un altro invece è una commedia favolistica che gireremo sull'isola di Malta con attori Anna Gallien, Angela Finocchiaro e altri attori più da commedia, diciamo. Quindi adesso ti occupi di produzione? Sì. Ok. Sì. Come attrice? Come attrice ho realizzato adesso un cortometraggio che parla dell'Alzheimer, perché è un tema che mi ha toccato, purtroppo una malattia che ha toccato, insomma, qualcuno a me molto vicino, e quindi ho voluto sensibilizzare attraverso un cortometraggio che era una vena poetica, come uno spaccato, un momento di vita di questi malati. Ce ne sono vari, però questa è una sfaccettatura. Ok, grazie. Prego, grazie.